Mulezza davanare Cancello. Cominceremo col presentarvi due brani composti dagli alunni della scuola secondaria con la collaborazione dei nostri meravigliosi docenti. Il primo brano che vi faremo ascoltare, dal titolo Na speranza c'è sta, affronta le tematiche dell'immigrazione e della salvaguardia dell'ambiente. La canzone, presentata al concorso artistico letterario Don Peppe e Diana, ha ottenuto il primo posto. Buon ascolto! Thank you.
programma stasera è Liberi di Volare, sempre composta da noi alunni e presentato al concorso Libero Grassi a Palermo. La tematica richiesta era l'analisi dell'articolo della Costituzione, ovvero la scuola aperta a tutti. Anche questa volta ci siamo classificati il primo posto. Il 17 maggio, accompagnati dalla nostra dirigente e da un gruppo di docenti, ci siamo recati a Palermo, dove ci siamo esibiti e siamo stati premiati dalle autorità locali. Buon ascolto! Percorsi di cui siamo stati protagonisti in diverse vesti.
Abbiamo avuto modo di approfondire le tradizioni legate alla nostra terra in diversi frangenti e ci siamo ulteriormente avvicinati alla nostra realtà grazie allo studio di alcune corti presenti sul territorio. Ne abbiamo individuati due, Vico Squarcione e Vico Carbone, poco distanti dal posto in cui siamo adesso. Con questa carrellata fotografica vogliamo esporvi ciò che riguarda le origini di questi luoghi e la loro storia. Nella nostra comunità il cortile riveste un ruolo particolarmente importante, è un luogo di ritrovo, di chiacchiere, di confidenze. La casa a corte raffigura un contesto storico-sociale, abitativo, che non può essere assolutamente perduto, ma recuperato, non solo come struttura, ma come valore sociale della famiglia. Vi lasciamo ad una buona visione, grazie. La parola corte deriva dal latino caor ortis e significa orto, luogo recintato, spazio scoperto, il cui scopo primario è di dare aria e luce alle diverse parti di un edificio. La forma più compiuta di questo tipo di casa al recinto è la domus romana, il tipo edilizio residenziale più significativo dell'architettura romana, quello che più di tutti rappresenta l'idea stessa di casa. Adesso analizzeremo Vico Squarcione. Le origini della corte risalgono a metà del Settecento, di proprietà decimalchinese, di professione commerciante, detto Squarcione. Come si vede dall'immagine, la corte presenta due piani. All'epoca il piano inferiore aveva diverse funzioni lavorative, era un deposito attrezzi e veniva utilizzato come granaio e stalla. Il primo piano invece era abitativo. La corte, 20 anni fa, è stata ristrutturata. Come vedremo dalle foto, dalla facciata sono stati eliminati i decori esistenti, sostituiti da intonaco liscio. La scala in pietra calcarea ha mantenuto la sua originalità. Gli elementi tuttora presenti nella corte, che ci fanno capire che si tratta di una struttura di origine rurale, sono l'abbeveratoio, il forno e il sottoscala di Sorbanno. Racchiusa all'interno da un cortile, la cui caratteristica era un grande portale ad arco, crollato a causa del terremoto dell'80 e sostituito da un cancello di ferro. Le abitazioni, all'epoca con un solo vano, si espongono sul cortile con un pavimento di grande lastre in pietra e sul giardino sul retro per le esigenze immobiliari. La figura prevalente nella struttura è la famiglia, intesa come più gruppi familiari, che hanno rapporti sociali, economici e di buon vicinato. Le famiglie aumentano e si amplia lo spazio per ospitarle. Nelle abitazioni già esistenti vengono così aggiunte nuove stanze sopraelevate, collegate da una scala e in pietra calcarea. Anche la corte di Vico Carbone ha subito una ristrutturazione. Questo si evince dagli archi superiori, che hanno una forma diversa rispetto a quelli inferiori, e dalla veranda, struttura del tutto moderna. Ma all'interno della corte si possono individuare elementi caratteristici tuttora esistenti, come il lavatoio e un gancio, per legare i cavalli. Ma ciò che mantiene intatta l'originalità della corte è il grande cortile lastricato e la scala in pietra calcarea. Gli alunni che hanno partecipato al Big Challenge, Olimpiadi di inglese.
Ben 9 scuole della Campania hanno partecipato, ma gli alunni della Gesue si sono distinti per preparazione ed impegno. In particolare, primo classificato della classe prima D, De Pietro Marco, e della classe seconda E, Carmen Manna. Complimenti e ad maiora. Invitiamo sul palco la dirigente scolastica, Teresa Mauro, per la premiazione. In the spring of 2017, in 12 countries across Europe, 600,000 students took part in the big challenge. With the help of your teachers, you worked hard in the classroom. You practiced on the big challenge apps to get ready for a contest like no other. Now it's time to celebrate your achievements and receive your prizes. Congratulations to everyone! Primo classificato, Marco De Pietro, prima E. Seconda è prima classificata Carmen Manna. Grazie a voi. Non solo piccoli artisti, ma anche grandi ingegni. Andiamo? La proiezione dei nostri backstage. Buona visione. Sono
Preparatevi all'ascolto coinvolgente, frizzante dell'evento dell'anno. Signore e signori, sono di scena i briganti e i bottari della Gesuè! Le chitarre! Thank you.
miam miam, che faticando faticando ci spannimo sotto solo stu culto. Gennaro è saputo, ora si è pigliata roba nostra. E a te chi te l'ha ritto? A me, me l'ha ritto, o zero compar, ragainate felicien, che tenono un nipote cugino, che fatico proprio dal Palazzo Reale. Avete capito chi ce l'ha ritto? Perché, come si sanno le cose? Che inciuscio! Proprio che inciuscio! Niente di meno! Arit che chi lupiezza e cantano rorre si è fottuta a terra nostra! Uè! Ma come ti permette parlare così torre? Perché? Ma chi fosse sto re? E non come a tutto quanto lato! Sì, vabbè, ma te una corona! E se riesci a usare qua corona, o sai come si riesce, se io tenessi ciò mettesso cavallini da rimessa, l'uomo o ne nane sono tutte feste. E intanto noi facciamo mettete e chi le si è pigliata roba nostra. Senti, e allora tosta tosta, facciamo già sentire la voce nostra. Aspetta un momento, sto arrivando. E muovete che facciamo tardi. Raffè, ma la chitarra rossa? Marò, ma ci scordate un coppa. Ma la capitiamo. Raffè, tieni la capo per spartire il letto. Muovete, fambres. Raffè, ma che ci sta in questo busto? A
cagnata. Ah, cagnata, e che fa questa cagnata? Ma già cagnata, se succede la stessa cosa della tua, ti sei scordata? Dicisto, io mi ho fatto serenata, la smagna buona e se in quantità. A mangiare non si è mangiata e avevamo buto veramente in quantità. Ci siamo scenuti tutta l'acqua della mamma ravaglione che ci ha mandato un collo. Due sicchie, gigi, due sicchi d'acqua. Mi sono ritirata a casa una zuppa d'acqua. Raffè, stasera è nata serata e tu sono veramente bene. I genitori non hanno piacere. Raffè, stasera è una serenata d'amore. Ia buona, ia mucenia. We'll be right back.
il mio vero caso di suo senso. Sì, ma fa fine la stagione, ci ma fest. Donna Carmè, ma non sono contento, non saci come mi vega. Cumma, che faccio dici? Fosse stato più contento, sì, norma, fosse stata la zona nostra. Come dice Rita d'Antica, femmine e buoi, le pensi tu. Invece, è rocilie, è cilentà. Donna Carmè, ha già tu pazienza, pure la regina avete bisogno la vicina. E poi, se sempre ritta, a sogra, canora, a datene, a forza aperta e a bocca chiusa. We'll be right back.
Vicino di sedia, non so quanti miliardi di pugni nello stomaco tengo stasera, mi sento proprio, cioè, ma come si fa? Aiutatemi a capire come si fa, come è possibile. L'ho detto ieri sera, se stasera e ieri sera siamo stati in piazza, se è stato possibile tutto questo, lo dobbiamo ai nostri sponsor, e penso che prima di dire qualsiasi parola sarò veloce perché ne sono tanti, sono posti in ordine alfabetico, ma è doveroso ringraziare queste persone, questi gentiluomini e gentildonne che ci hanno consentito di essere qui. A Service, Adele De Lucia, Agenzia Pratiche Auto, Assicurazioni Nuzzo Piscitelli, Auto Carfora, Autotrasporti De Lucia, Bar Centrale, Bar Royal, Barberia del Corso, Caffetteria La Storia 2, Carfora Giovanni, Caseificio Angelo Martone, Cimino Vincenzo, Cose di Casa, De Rosa Trasporti, Edicola Arcobaleno, Fratelli Manna, Farmacia Marino, Felice Fioraio, Ferramenta Bove, Ferramenta Sgambato, Fioraia Marianna, Fotografica Via Roma, Frozen Surgelati, Frutta e Verdura Basilicata, Gioielleria Abbigliamento Capasso, Gioielleria Bergamo, Isola del Benessere, Katia Arredamenti, La Cantina, Lavanderia Alessandra, Lavanderia da Teresa, Macelleria Ani Ross, Macelleria Ferrara, Macelleria Lanzillo, Macelleria Lanzillo Francesco e Figli, Mani in Pasta, Manna Profumeria, Mendez Fotografo, Nuzzo Assi Mediatori, Oasi del Risparmio, Ottica Non Solo Vista, Palladino Pizzeria, Panificio Tradizione e Gusto, Parrucchieri Frasca, Pasticceria Sgambato, Pasqualina Intimo, Perrotta Abbigliamento, Pesce Agostino, Pescheria di Salvatore,
Pirone Mattia, Quasar Viaggi, Risparmio House Shop, Royal Frutta, Shopping House Colomba, Sisa Gioia Market, Sogel Santa Maria Vico, Spendi Bene Supermercato, Stelle Filanti, Superfoto De Rosa Vincenzo, Unipol Assicurazioni. Grazie. 908 volte grazie da parte di ogni alunno, più 154 volte grazie da parte delle risorse professionali della Gesue. Andiamo? Gestitevi. Palermo. C'è una ripresa che viene da Palermo. Sì, è c'è una proiezione veramente. Siccome l'abbiamo fatta in diretta streaming, quindi la qualità delle immagini, però è ottimo capire il messaggio che arriva da Palermo. Il valore della legalità, qualsiasi tipo di cosa.
per noi ha un valore immenso. Spero che queste linee non di farvi considerare effettivamente cosa è questa Felice che c'è da oggi in questo tempo. Questi sono i ragazzi di San Felice, sono i ragazzi di qua, ai quali noi stiamo dando tutto il possibile, perché è la generazione che tra 5 anni sarà maggiorenne, sarà quindi in condizione di votare e loro dovranno determinare la rinascita, la crescita di San Felice e Genova. Posso? È vero, siamo stati a Palermo il 19 maggio, 17 maggio, aiutami a ricordare la data precisa, guardate che competenza che hanno i miei alunni, lei era presente. E queste che sono apparse sono le immagini registrate della premiazione, primo premio in campo nazionale, cioè in tutta Italia ci sono state tantissime scuole che hanno concorso, ma la scuola di San Felice ha vinto il primo premio. Perché queste mie parole? Perché abbiamo provato un attimo di malinconia. Avremmo voluto un'enfasi diversa. Non avete visto, ma i ragazzi sono stati premiati dal colonnello dei Carabinieri di Palermo in presenza dei figli, due figli di Libero Grassi. Questo signore che ha parlato all'inizio è il presidente di Solidaria, l'associazione che combatte la mafia come Libera in Campania. Mentre stavamo in attesa, noi docenti, io con 5 docenti e 12 ragazzi, notavamo delle perplessità da parte di chi ci ospitava. Chi mi conosce sa che io non fuggo, ma affronto. I miei ragazzi non dovevano essere non festeggiati nel modo dovuto. Mi presentai, l'avete sentito, e dissi: noi veniamo da San Felice a Cancello, uno dei 4 comuni ai quali non è stato concesso di venire al voto, ma non ci vergogniamo, perché noi siamo la scuola, noi siamo quella che dà legalità, non la predica, la pratica. Lo posso ripetere questa sera da questo palco. Ma non la pratica la dirigente o la impone la dirigente, la praticano Maria, Giovanni, Francesco, Tonia, Raffaellina. Facciamo tutti i 365 giorni del calendario con tutti i santi, compresi quelli del primo novembre, tutti i bambini, tutti i ragazzi. E vicino a me sapete chi ho? La popolazione di San Felice a Cancello, è qua, siete voi. Siete voi, la scuola c'è, la scuola è viva, la scuola opera, sono state le mie parole a Palermo, voi non l'avete visto ma io sì, il colonnello dei Carabinieri mi applaudiva con un applauso ritmico per dire: mi fa piacere, vai avanti così, noi stiamo andando avanti, siamo anche attaccati come popolazione di San Felice perché non abbiamo reagito. Ma come dobbiamo reagire? Dobbiamo reagire facendo. Questa sera è fare. Questa sera è la dimostrazione che germogli ci sono. Dobbiamo dare solo tempo al tempo di far crescere tutte queste piante. Guardate quante ce ne sono qua sopra. Sono la rappresentanza di 900 bambini che da una fascia di età da 3 ai 14, tra 10-15 anni,
saranno loro a tenere nelle mani le conduzioni di questo comune. Noi come scuola stiamo mettendo tutto il possibile. Grazie a voi, grazie alle persone in San Felice. Che diciamo? Ci diamo appuntamento all'anno prossimo per cose più belle, per cose più positive. Non parliamo di rinascita. La rinascita l'abbiamo già avuta. Adesso stiamo crescendo i lattanti, qui sta bene. Tra 12 mesi ci saranno le persone. Meritiamo di essere considerati per quello che siamo, non per preconcetti e per pregiudizi. Andiamo avanti, abbracciamoci, scuola, famiglia, docenti, andiamo avanti e ci riusciremo. Io vi vedo qui stasera, cioè non so dove girarmi prima con gli occhi, mi perdo in mezzo a voi. Però notate un poco, notate gli sguardi di questi ragazzi. Sono pieni di malinconia perché hanno finito lo spettacolo, è vero? Ma ci rivediamo a settembre, più fatti di prima, vero? Grazie. Grazie. Un saluto ai ragazzi che si apprestano in questi giorni ad affrontare le prove d'esame. Un saluto ai docenti che ci lasciano per mobilità. Un saluto ai docenti che ci lasciano per ragioni anagrafiche, pensionamento. La professoressa Ferraro Caterina in questa scuola da un trentennio. Il professore Francesco Morgillo. Il professore Luigi Crisci. Lunga vita e tante gioie, non ci abbandonate, stateci vicini pure voi perché abbiamo bisogno della vostra esperienza. Prima voglio procedere con i ringraziamenti. Ieri sera la piazza è stata pulita da due signori della Proloco. Grazie di cuore al signor Domenico Delle Cave e al signor Franco Amassi. Grazie. Grazie al Presidente del Consiglio d'Istituto, l'architetto Raffaella Pirozzi e tutti i componenti. Grazie al volontariato Misericordia. Ci ha garantito la sicurezza, alle spalle del palco c'è l'ambulanza, anche questo siamo riusciti a portare. Meno male che non è servita. Grazie alla dottoressa Cafarelli, vigile urbano. Un grazie particolare come cittadino a Mario Sabatasso. Un grazie sentito, vero, commosso al dottor Alfonso Passariello del comune di San Felice a Cancello, al segretario comunale, alla commissione straordinaria, alla triade. Un grazie di cuore al personale che questa sera è qui in servizio, i nostri collaboratori scolastici, il nostro DSGA, il personale ATA, gli assistenti amministrativi. Spero di non aver dimenticato nessuno. Se è successo, mi perdoni, chi ho messo. Ora chiedo ai docenti che sono presenti in piazza, so che è impossibile, se vi potete alzare cortesemente, perché va a loro il vostro e il mio personale ringraziamento. Voglio vicino a me cortesemente
il mio vicario, il professore Gerardo Cipriano. Si spoglia Don Diego della Vega, si spoglia dalle vesti di fisarmonicista. La mia seconda collaboratrice, la professoressa Correra Zorro. Professore, Furia dove l'ha lasciato? Furia Cavallo? Zorro! Don Diego della Vega. E cortesemente i docenti, tutti, non fatevi chiamare per cortesia, tutti quelli che hanno gestito questa serata. Prego, avvicina a me. Professoressa Pirozzi, professoressa Siciniano, la professoressa Crisci, Michela Di Marzo, Ilaria, Nella, dove sta? La signora, ho detto non fatevi chiamare, cortesemente, tutti con me. Tutti quelli che hanno dedicato ore e ore. Professoressa Crisci, la professoressa che ha curato il cortese si apre alle corti. Dove sta il professore con la tromba? Non lo vedo, sta tra il pubblico. Ah no! No, 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 è qua. Prego, barbitone. Ci siamo tutti. La professoressa Correra è stata la responsabile del percorso di lingua inglese. Dove sta? Dove sta la professoressa? Silenzio stampa, sei in silenzio stampa. No. Professoressa Iannelli, prego, ho chiesto, allora meriterebbero tutti di stare qui sopra. Poi sapete, adesso vi faccio una confidenza, come si suole dire, c'è tra noi una persona che ha dato l'anima per questa manifestazione, però è suo uso, costume, abitudine, defilarsi quando è il momento dei ringraziamenti. Possiamo consentire una cosa del genere? Volete conoscere il nome di questa persona? Professore Vincenzo Pascarelli, ideatore, promotore di questa manifestazione. Grazie. Stasera vi ho obbligato e ci sono riuscita, vi ha chiamato la popolazione, non io. Grazie. Voglio ringraziare voglio ringraziare il signor Alfonso Di Marzo, che ha dato l'anima per sostenere tutte le botti, i guasti che abbiamo fatto con i dini e le corse. Grazie signor Alfonso. Io dico sempre la mia scuola è la famiglia. Certo. Quindi perché i miei familiari dovrebbero esimersi dal dare una mano? Noi non siamo una scuola, signori, siamo una famiglia scolastica e stasera lo dimostriamo ancora una volta. Allora adesso i colleghi si accomodano tutti quanti perché passiamo alle premiazioni dei testimonial, grazie. E dei nostri sponsor eccellenti. Ospizio di Sant'Antonio. Mai avrei immaginato nella mia carriera di avere un momento come questo. Prima ho elencato gli esercenti, i privati, le tante persone che ci hanno aiutato. Se cortesemente mi date un premio alla volta, un premio, per carità, non è un premio, è soltanto una testimonianza e di un grazie che si deve perpetuare nel tempo. Quando leggeranno la targa avranno un modo in più per ricordarsi di noi, di San Felice, di questa piazza. Aprimelo un attimo, la vecchiaia in gomme, ci vogliono gli occhiali. Ieri sera abbiamo fatto, nella serata dedicata ai canti e ai balli, tre momenti.
Il primo momento era dedicato alla musica e ai balli folcloristici locali, a rappresentare il ballo, il folklore, la musica, l'arte locale. Chiamo Alberto Dani. Anche questo signore ci ha consentito di essere qui questa sera. Vedete ragazzi, quello che avete cantato e ballato ieri sera, il signore lo interpreta con la sua arte canora. Ad Alberto Dani, grande interprete della musica napoletana in Valle di Suessola, Istituto Comprensivo Gesuè San Felice a Cancello. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Io questa sera ho provato anch'io una grande emozione. È stata una cosa bellissima, non ho parole. Ringrazio la grande Teresa Mauro, applausi tutti quanti insieme, perché c'ha un cuore grandissimo. Applausi e ancora un forte applauso al grande Vincenzo Pascarella, applauso forte. Un saluto lo voglio fare sempre all'amico che ci è venuto a trovare, che poi senz'altro lui sta anche sul palco, il mitico Cataldo Palmieri, facciamo un applauso, amico di sempre, nonché, che vuol dire che fare? Sì, dopo ci saranno ancora tante sorprese, sì, va bene, io saluto tutti quanti e grazie di cuore per quello che avete fatto questa sera per me, grazie. La tradizione locale, andiamo, attraversiamo un poco i confini regionali e andiamo nel folklore calabrese nazionale. Cataldo Palmieri, prego. Straordinario interprete della musica tradizionale folcloristica calabrese. Buonasera, io sono di Ciro Marina, provincia di Crotone. Grazie a tutti quanti, grazie di cuore. I ragazzi devono, come devono fare i compiti di realtà, devono conoscere anche la realtà canora, nostra, tradizionale. Ecco, grazie per la vostra presenza qui stasera e per il vostro contributo. Grazie. Professore in aiuto. Ecco, San Felice a Cancello stasera ha il piacere di avere nel suo parterre Francesco Merola. Grazie Francesco. Sono qua per la scuola. Hanno sponsorizzato anche loro, i nostri ragazzi. Grazie.
No, per me, devo dire la verità, quando il vostro professore, che poi dovete sapere è il mio maestro, quando andiamo a cantare è lui che dirige la mia band, io ho detto domani sera abbiamo un concerto, no? No, devi venire perché è una cosa stupenda, si tratta bambini, io quando sento i bambini non ci capisco più niente, papà ha cantato i figli su piezze core, potete immaginare. Devo dire, abbiamo un grande comandante, avete un grande comandante che porta questa nave, non è Schettino qua, che la nave non si affonda mai, perciò bisogna fare veramente un grandissimo sì, complimento, sì. Una grande donna, una sì. Grande, una grande preside, ma stasera ha vinto quello che deve vincere domani, quello che deve vincere sempre nel futuro, i bambini. Grazie a tutti. Sappiamo tutti che quest'anno è un anniversario. Siamo orfani di Mario tutti quanti. Mario Merola ha rappresentato la nostra regione in tutto il mondo. Però per chi è della mia generazione, anche con qualcuno che è di una generazione inferiore, non dimentichiamo la grandezza del cantante, dell'artista, questo è riconosciuto, ma soprattutto dell'uomo Mario Merola. A 10 anni senza te, immenso Mario Merola, ma ti riviviamo attraverso la straordinaria voce del tuo erede canoro, Francesco Merola. Sì. Io un attimo solamente, Francesco, ti voglio chiedere una cosa, perché voglio fare una prova con te, visto che sono il tuo maestro. Vogliamo fare, no, facciamo una sorpresa, diamo il microfono a Francesco, la targa la tengo io. Allo! Sulle mani adesso i bambini, dobbiamo, ho visto tante, balliamo tutti insieme sulle mani. Sulle mani! Va, lei s'arriva, brucia l'asfalto di mille città. C'è, nell'aria c'è, come un miraggio il profumo di te. E che c'è voglia di andare, numero un volte nessuno. Ma voglia voi l'estate ci va, sotto al salone noi abbracciamo. Sulle mani! Sotto questo cielo innamorati senza età, stanno disegnando un nuovo sole, nasce una canzone che ancora non andrà, nasce una frase che ancora non suonerà, sotto questo cielo dove s'accarezza, regalaci un po' del mio respiro. C'è nella casa che ti dà cura e ti porta da me. Tu sei grandi con me, canta la parte migliore di te. Sulla tua madre sabino d'andare, ma non sopporti nessuno. Hey!
Roma, Parigi, Milano, New York, sono sempre stessi. Si tira, si chiama, Roma, purtroppo. Chi è sta canzone che vado a imparare? Questo questo c'è la mora di stessità. Stanno disegnando un nuovo sole. Nasce un altro mondo, un altro mondo. Nasce un altro mondo, un altro mondo. Sotto questo cielo, tu hai salvezza. Regalarti un po' di fiore spino. Nasce un altro insieme, tutto un po' la giusta. Perché si è sapore come vive la metà. Va. L'estate va, yeah! Grazie! Ehi, si è piuttosto tutto quanto in concerto, si vuoi io. Ma poi devo fare complimenti a tutti i bambini, ma ci sono 3-4 di loro che mi hanno colpito. Uno è che la polpetta là. Ehi, sì tu. Ma c'ha un viso, guarda, me la porterei in tutti i concerti, a un certo punto ballato, questo già faceva l'immagine, cambia. E questo dice, quando finisce sta canzone, cambia. Poi c'è un'altra che è nata, c'è un sorriso sull'altro. La ballerina è stata premiata proprio lei, penso, Carmen si chiama. Quella è da portare subito in concerto. Guarda che io mi rubo qualcuno dei tuoi, vabbè. Fate un applauso a lei, tutto lei. Grazie. Professore Enzo, come vogliamo chiudere la serata? Un fuoricampo, non è, era previsto questo per chiusura, ma non li possiamo lasciare così questi signori? Anche i genitori? Allora, cari ragazzi, coinvolgiamo mamma e papà nei balli. Buonasera, grazie, grazie di vero cuore, grazie. A conclusione della serata, invitiamo il pubblico a ballare con noi la Cilentana. Tutti quanti, su! We'll be right back.
fermarvi. Zorro! Ok, prima di andare via c'è ancora con noi l'avvocato Michele Spampanato. Ci sta? Ha formato i nostri ragazzi con le tamborre. Michele, eccolo, grazie. Un'ultima emozione, vi devo presentare questo signore, è l'avvocato Spampanato di Camposano, ma per noi della Gesuè è un qualche cosa di più, molto di più, è il figlio, e qua vi chiedo perché... Penso che tutti quanti ricordiate la professoressa Felicia Papa. È il figlio. Grazie.
grazie. Attenzione. Grazie, buonasera. Voglio presentare i miei buttari, se permettete, e poi dopo vi lascio tutti quanti. I buttari uno per uno, forza, i chitarristi se lo meritano. Un applauso forte. Imma, Carola, Marina, Vincenzo, Omar, Bianca, Adriana, Alessia, Chiara, Luigi, Raffaele, Antonio. No. Antonio. Bello. Gennaro. Il campione dei campioni. Ernesto. Super campione dei pesi massimi. Giuseppe. Più grande campione del mondo. Carmine. Vincenzo. Antonio. E il numero uno. Cristofano. Un applauso a tutti quanti. Se ho dimenticato qualcosa per... sì, grazie di cuore, buona serata a tutti, arrivederci. Scusate, un'ultima. Daniele, Vincenzo, Antonio, Giuseppe. Giuseppe, ancora più forte applauso a loro. Romualdo, Luciano. È apposta, grazie di cuore, buonanotte. Allora tutti in posizione, forza. Sì, allora. Sì, tutti quanti dietro, forza. Sì, sì, dopo ti passo tutto. Sì, allora fatela e poi dopo me la inviate, perché la devo passare a Francesco, la mettiamo sulla pagina di Francesco Medola. Io. Io no, no, no. Io sono un'altra nazione, io non comprendo. Un applauso a Francesco Merola e i Buttari della Gesuè. Grazie, andate in pace. Gerardo?